Bene, parliamo di induzione magnetica. Questa pallina qua è un magnete, questo qua è un sensore. Quando si avvicina il sensore, noi abbiamo che cosa? Abbiamo il motorino che gira e che crea quindi una vibrazione. Vado a fare la macro, ok, appena è a fuoco, provo ad avvicinare la pallina e vediamo il motorino gira. Il motorino gira, vedi? Avvicino la pallina al sensore. Quindi, eccolo qua, un semplice esperimento può diventare una magia. Quando il sensore si avvicina, senza toccarlo, percepisce che qui all'interno c'è questa pallina, sai quelle palline che si lanciavano in aria, semplicemente che facevano rumore quando le lanciavi, e abbiamo il rumore. Proviamo un'altra calamita. Qui dentro c'è nascosta una calamita, qua dentro questo bullone d'ottone, e anche qua abbiamo il rumore, il motorino che gira, spero che si senta. Anche senza toccare, basta avvicinarsi. Perfetto. Proviamo con un anello magnetico, mettiamo un anello magnetico così all'interno della mano e proviamo ad avvicinare l'induttore. Vedi, qui c'è meno potenza. E ce la fa comunque appena appena. Se la potenza fosse stata, ecco, magari un po' più grande, una calamita un pochettino più potente, mettiamo di due anelli magnetici, allora ce l'avrebbe fatta più facilmente. Prendiamo una calamita al neomidio piccolina come questa e noi vediamo che quando ci avviciniamo riesce a percepire anche la calamita. Se la calamita invece è più grande, è più potente, allora riesce a percepirlo con maggiore facilità. Come poter utilizzare un gioco di prestigio, in un gioco di prestigio l'induzione magnetica? Beh, facciamo finta di avere un sensore come questo, messo qua nel nostro polsino, a questo punto, bloccato così semplicemente con un pochettino di nastro adesivo. Mettiamo che dentro un oggetto qualsiasi noi abbiamo nascosto una calamita. Magari un insieme di piccole calamite in modo che diventi un po' più potente. Facciamo tenere l'oggetto in mano a vari spettatori, senza che noi siamo a conoscenza di qual è lo spettatore che ha l'oggetto, e facciamo tenere la mano così. La mano che va sotto è quella che ha il sensore, la mano che va sopra sta così. Quindi con la mano sotto ci avviciniamo e questo vibra. Quando noi ci avviciniamo, spero che si vede, questo vibra. Sopra no, perché sopra c'è più spessore, invece sotto c'è meno spessore, quindi noi da sotto ci avviciniamo e automaticamente, spero che si vede, riusciamo ad avere la vibrazione. Questo, essendo lungo il filo, può essere nascosto e aggrappato in qualsiasi parte del corpo, può essere anche così richiuso con il coperchio. Vediamo, ok? Quindi qua noi questo lo con una spilletta qua o se no qua tramite la clip. Lo mettiamo anche nella nostra cintura dove vogliamo perché il filo è davvero molto molto lungo e l'oggetto magnetico lo possiamo nascondere dentro un piccolo peluche, dentro un oggettino qualsiasi. L'importante è che ci sia un magnete di una certa potenza. Questi sono un magnete al neomidio, una semplice pallina di quelli là. Quindi un magnete che abbia una certa potenza, non incredibile. Più potente è, più lontano puoi essere. Fai tenere la mano così agli spettatori. Con la mano sopra la passi da sopra, quella sotto nessuno ci pensa, ma in realtà mentre tieni la mano così basta che hai la manica e posti il magnete. E ora. Si sente il rumore? Quando tu ti avvicini alla mano giusta, sai qual è lo spettatore che ha la pallina e sai addirittura in quale mano, se ce l'ha nella destra o nella sinistra, continui a far finta di percepire così le informazioni nelle altre mani e dopo che hai finito andrai per esclusione. Tu no, tu no, tu no, tu no, tu no, tu sì. La mano destra, la mano sinistra, fai finta tenendoti a questo punto, facendo gli stessi movimenti però da lontano in maniera tale che non si ricostruisca la dinamica. Questa mano no, questa è la mano che contiene la pallina e andrai esattamente a indovinare la mano che contiene la pallina utilizzando l'induzione magnetica. Spero si sente il rumore. Usare la scienza per fare magia.